Eder. Mech. Pallister. Un detenuto ha ucciso il suo compagno di cella strangolandolo ieri sera nel carcere di Mammagialla, a Viterbo. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull'omicidio. Tuttavia, le reazioni non si sono fatte attendere dopo questo ennesimo atto di violenza in un penitenziario già noto per problemi di sicurezza e sovraffollamento. Daniele Nicastrini, segretario regionale dell'USP Lazio, ha dichiarato: "Avevamo già denunciato le gravi condizioni di questo istituto all'amministrazione penitenziaria, sollecitando urgenti misure di supporto per un servizio che soffre di una carenza di personale tale da rendere impossibile qualsiasi forma di sorveglianza dei detenuti e di intervento in casi come quello di ieri sera." Nicastrini ha proseguito: "Siamo stanchi. Parlo a nome dei miei colleghi che lavorano nel carcere di Viterbo. La situazione è preoccupante, con un numero di agenti insufficiente a garantire la sicurezza, soprattutto nei turni serali e notturni. Quando una sola persona deve sorvegliare centinaia di detenuti, questo può portare a conseguenze tragiche, come purtroppo accaduto ieri sera." Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.